Ci sono stati alcuni momenti di concitazione questa mattina nella sede degli artigiani a Dolo, dove è intervenuto il sottosegretario Baretta per discutere delle problematiche legate al post tornado. Tra i presenti, cittadini e imprenditori che dicono di essere stati abbandonati dal governo, come il signor Alberto, la cui casa è ancora da sistemare. Solo a qualche chilometro di distanza con il MOSE, con la tangente MOSE, si pagavano 10 tornado, ma il 100%, non il 10%. E quindi voglio dire, se recuperassero i soldi delle tangenze della corruzione, altro che 60 pratiche aperte di calamità, avrebbero già coperte tutte quelle là. La rabbia però non è solo dei cittadini, anche i sindaci dei tre comuni colpiti vogliono delle risposte a distanza di quasi 8 mesi. Abbiamo bisogno di un percorso chiaro e immediato. Sono passati 7 mesi e abbiamo capito che siamo un po' i battistrada, stiamo dettando anche le problematiche per tentare a livello nazionale di dare delle soluzioni. Ancora nessun fondo per i privati dallo Stato. È imbarazzante perché gli unici aiuti che noi distribuiamo sono le donazioni degli altri cittadini e la condizione è ancora questa. Abbiamo fatto delle domande puntuali e non abbiamo che confermato questa condizione. Manteniamo l'impegno con i cittadini, non finisce qui e noi non molliamo finché non abbiamo una risposta. Oggi ne è stato un esempio e andiamo avanti. Da parte sua il sottosegretario all'economia risponde così. Che il clima sia animato è giusto perché insomma queste sono persone e famiglie che hanno vissuto in prima persona il tornado e il disagio successivo. Lo Stato ha fatto alcune cose precise, ha dichiarato lo stato di emergenza che è quello che ha messo in moto tutta la possibilità di aiuti, ha dato un primo finanziamento legato alla dichiarazione dello stato di crisi, ha consentito ai comuni di sforare il patto di stabilità e anche di scaricare dal patto tutti gli aiuti dei privati. Si dice che non è sufficiente, ci sono aperte una discussione, io ho dichiarato la disponibilità a incontrare di nuovo i tre sindaci per vedere quali ulteriori passi possiamo fare. Baretta sottolinea poi come gli stati di crisi in Italia siano circa 60, di cui una scelta precisa da parte del governo. Abbiamo scelto nella legge di stabilità di non affrontarne uno per uno inseguendo l'uno o l'altro, ma di finanziare un fondo generale al quale tutti questi stati di crisi possono accedere. L'incontro è stata l'occasione per consegnare da parte degli artigiani ai tre sindaci dei comuni colpiti un assegno di 7.000 euro ciascuno. Un gesto concreto, evidenzia il primo cittadino di Pianiga. La concretezza che abbiamo sempre ricevuto dalla solidarietà, dalle associazioni e dal volontariato in genere. Quella concretezza che auspico sia di esempio anche per il nostro governo, con non solo l'indicazione che ci sono dei fondi a cui attingere, ma che ci diano anche le istruzioni e che ci codifichino il percorso per andare a prendere questi soldi che, secondo me, spettano di diritto ai nostri cittadini.